Ciao da Gisagiò, voglio mostrarvi questo lavoro che consiste in uno scaldacollo realizzato con tubolari cuciti l'uno sull'altro. Allora, questi tubolari iniziano col tipo della spighetta rumena, ma lavorando in tondo si possono fare con due spigoli, tre spigoli, questi sono quattro spigoli, la lana è doppia e guardate come vengono. Ecco, ogni tubo è fatto così. Allora, lavorato con l'uncinetto numero 4, anzi, dunque, con questo qui, numero 4 dovrebbe essere, no? Di più. Sì, è 4, è 4. Sta storto, ma è 4. La lana è a 3 cavi doppia. Allora, questi tubolari io li ho fatti lunghi 50 centimetri. Dopodiché li ho cuciti. L'ultimo però deve proseguire fino a fare l'orlo dal basso verso l'alto in modo da coprire tutta la cucitura. E nell'altra parte, se non avete pensato come nel caso mio a fare l'orlo, come si chiama, continuando uno dei due, l'ultimo dei tubolari, potete benissimo fare un pezzetto a parte, eccolo qua, questo, un pezzetto a parte e cucirlo come è stato fatto. Allora, come vedete, poi io ho lavorato questo fiore, questo rosone quasi. Allora, che succede? Si inizia con 12 maglie, 12 catenelle. Un attimo che tolgo questo aggiustamento. Ecco, al centro, ecco qua, dobbiamo far venire quelli che saranno gruppetti di 4 maglie. Allora, abbiamo infilato 4x4 16 volte. Dopodiché andiamo alla seconda parte. Ah, e abbiamo lavorato maglie alte. Ecco, sono maglie alte tutte. Quindi, riprendendo il lavoro, si fanno 8 catenelle la volta e come si vede da qui, si infila 8 catenelle e si infila sotto il lavoro. No, questo è l'inizio, è questo. 8 catenelle si infila sotto il lavoro saltando 1, 2, 3, 4 catenelle in poche parole. 8 catenelle e si puntano nella quarta lo stesso, 8 catenelle si puntano nell'altra parte, quindi 1, 2, 3 nella quarta si fa, quindi e qui lo stesso, 8 catenelle che sono queste e poi si puntano si torna all'inizio. Ora, nella seconda parte del lavoro si fa in questo modo, cioè il lavoro inizia qui e è una maglia bassissima, giusto? Facciamo per ottenere questa curvatura di fiore prima una maglia bassa, mezzo alta diciamo, mezzo alta è meglio, poi 1, 2, 3 maglie alte, un'altra maglia mezzo alta e poi maglia bassissima. Questo per 4 volte, 1, 2, 3 e 4. Poi ritorniamo al sistema, il lavoro inizia qui,
Il lavoro inizia qui, esatto, delle catenelle dopo la maglia bassissima di raccordo. Allora, di nuovo 8 catenelle, però mentre qui l'abbiamo fatto per 4 volte, 1, 2, 3, 4, qui lo faremo per 2, 4, 6, 8 volte e in ogni